Io pretendo da cittadino che rispetto la memoria di centinaia di migliaia di italiani che sono morti nella Resistenza, nella guerra di liberazione, che quella svastica venga immediatamente cancellata. Non dico domani mattina, ma questa sera stessa, se avete ancora un residuo di democrazia nelle vene, di rispetto per quei morti. Nel consiglio comunale tenutosi a Forio martedì scorso 23 gennaio 2018 e che passerà alla storia per il tentativo andato a vuoto dell'amministrazione guidata da Francesco Del Deo e da Michele Regine di evitare le riprese nel civico consesso alle telecamere del gruppo consiliare del PCML, chiedendo persino l'intervento delle forze dell'ordine, Domenico Savio, citando l'articolo pubblicato lo stesso giorno sul quotidiano Il Golfo, chiedeva con forza che venisse cancellata la svastica apparsa all'esterno del mercato comunale. Quel simbolo di morte che nel secolo scorso ha provocato milioni di vittime e alla cui vergognosa presenza avevamo dedicato anche una diretta Facebook, finalmente in queste ore è stato cancellato con della vernice bianca. E a dimostrazione che purtroppo a Forio episodi del genere non rappresentano certamente una novità, ricordiamo che nel settembre del 2010 ignoti imbrattarono le tabelle della sede del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista con svastiche e croci celtiche.